Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi dobbiamo parlare del nuovo evento. Allora, ho notato che c'è un po' di confusione in giro perché molti non hanno capito bene come funziona effettivamente il punteggio o comunque l'accumulo di punteggio e molti non hanno capito appunto come giostrare bene i team e come giostrare bene la situazione. Quindi ho deciso comunque di fare un video esplicativo di tutto l'evento per poi farvi vedere anche i setup con i quali ho completato gli eventi o comunque ho completato le varie sfide. Quindi direi di entrare direttamente all'interno dell'evento e come potete vedere adesso la mia situazione è decisamente migliorata rispetto a quella che ovviamente era la mia situazione di ieri, perché ovviamente ho fatto i miei setup, ho fatto comunque i miei studi, chiamiamoli così, e ora giustamente sono pronto per potervi parlare in maniera definitiva di questo evento e quindi permettervi di poter migliorare i vostri punteggi e magari cercare di ottenere più ricompense in generale. Allora, che cosa bisogna sapere di questo evento? Innanzitutto bisogna sapere che la parte trial, quindi la parte che voi troverete di sopra, sono praticamente delle sfide che voi potrete effettuare già prestabilite comunque dal gioco e che vi permetteranno in un modo o nell'altro di prendere un po' di familiarità con quello che è questo evento. Infatti se voi le andate a selezionare avrete due stage sia per quanto riguarda l'Armored Scorpion ma anche per quanto riguarda i due fratellacci bastardi che giustamente avranno appunto il trial numero 1 e il trial numero 2. Come detto prima, queste saranno delle sfide che già sono preimpostate e non potrete cambiare. Quindi questo vi serve solo come tutorial barra entry level, quindi possibilità comunque di poter partecipare all'evento senza però fare nulla di così sconvolgente. Quindi una volta che avrete completato i due trial, sia per quanto riguarda i gemelli, sia per quanto riguarda il Guard Scorpion, avrete la possibilità di cimentarvi con l'evento vero e proprio. L'evento vero e proprio in che cosa consiste? Consiste nel ovviamente permettervi di incrementare il vostro punteggio, ma al tempo stesso accumulare punteggio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto riguarda le ricompense, ovviamente ci saranno diversi tipi di ricompense. Ci saranno le ricompense dettate dal vostro posizionamento nel ranking in generale, un po' come i ranking dungeon. Quindi in base al vostro posizionamento riceverete le ricompense che vedrete praticamente qui in sovraimpressione. Successivamente avrete il Total Point Reward. Che cos'è il Total Point Reward? Il Total Point Reward è semplicemente una funzione che vi consente di accumulare i punti per tutti i vostri tentativi di battaglia. Quindi ogni vostra run, ogni vostro tentativo che farete all'interno di questo evento non sarà uno spreco, almeno fino al 1.500.000, perché l'ultima ricompensa si otterrà appunto a 1.500.000. Quindi fin quando voi non raggiungerete un punteggio totale complessivo che si vedrà praticamente alla fine di ogni livello, potrete comunque continuare a provare questo evento e potrete continuare a provare setup per cercare di migliorare il vostro punteggio. A differenza invece dello stage level, che praticamente consiste nel ottenere le ricompense per la difficoltà che voi affronterete nei vari stage, perché ovviamente i vari stage avranno comunque il loro tasso di difficoltà e in base al vostro tasso più alto di difficoltà riceverete i premi corrispondenti. Ora, come potete vedere, lo stage massimo è 130, io purtroppo sono arrivato a un massimo di 126, quindi capite bene che ho quasi praticamente maxato l'evento, però purtroppo non riesco ad arrivare a un livello successivo e quindi mi sono fermato al 126. La prossima ricompensa sarebbe al 130, ma io ovviamente ci rinuncio. Per quanto riguarda invece il posizionamento nel ranking dungeon e l'high score che voi praticamente vedete qui
in sovraimpressione da che cosa è dato? È dato praticamente dalla sommatoria del vostro miglior punteggio sia nello stage dei due gemelli sia nello stage del Guard Scorpion. Questi due high score che voi comunque otterrete tramite bonus e malus presenti all'interno del gioco verranno in un qualche modo sommati. Nel momento in cui voi li sommerete ed effettuerete comunque le sfide con bonus e malus associati, riceverete un vostro punteggio. Questo punteggio, questo record che comunque voi riuscirete ad ottenere, vi permetterà di scalare la classifica. Ora la domanda è: come faccio a scalare la classifica e quindi come faccio a gestire i miei setup e come faccio ovviamente a capire quale schema, quale punteggio utilizzare? Ovviamente dovrete fare più tentativi. Infatti nella Free Challenge, a differenza in generale dei trial che avete visto poco fa, qui sarete voi stessi a decidere quanto malus e quanto bonus possono ricevere sia i vostri avversari ma anche il vostro team. Infatti se noi entriamo qui nell'Armored Scorpion, molto probabilmente c'è il mio setup che ho fatto praticamente come ultimo tentativo. E come potete vedere ci sono le varie categorie che potete settare in base ovviamente alla vostra, alla vostra build o comunque alla vostra formazione. Vi dico già da subito che non per forza mettere più malus o mettere più bonus vi consentirà di ottenere un buon punteggio, perché all'interno di questo evento ci saranno tre fattori che conteranno più di tutti per assicurarvi un buon punteggio. Il primo fattore è il colpo e il singolo colpo, o comunque il maggior danno prodotto con singolo colpo, che quindi vi verrà contato come statistica a parte. I danni che in un modo o nell'altro riuscirete a subire all'interno della battaglia e successivamente il tempo di completamento. Questi tre valori permetteranno di formulare o comunque permetteranno di calcolare tramite appunto il bonus che vedrete qui sotto in basso a destra, vi permetteranno di calcolare il vostro high score. Questo high score verrà unito con quello ovviamente dell'altro stage e poi successivamente vi permetterà di scalare praticamente il vostro vi permetterà di scalare praticamente la classifica. Ora, per quanto riguarda l'Armored Scorpion, io personalmente parlando sono riuscito a fare dei buoni punteggi con il massimo del boss HP, che è praticamente 1000% in più, 1500 HP in più anche per quanto riguarda i minion, perché ci saranno appunto due minion, anche l'attacco fisico e l'attacco magico aumentato del 300% di entrambi, sia minion che boss, però al tempo stesso ho ridotto praticamente a zero la loro difesa fisica e difesa magica per essere più veloce e per fare più danno ovviamente. Poi ovviamente ho messo anche gli altri malus praticamente di debuff o comunque di danno che mi infliggono praticamente al team, e poi anche la max HP reduction e ovviamente per quanto riguarda l'attacco fisico in questo caso sarete voi poi a decidere in base al vostro setup. Io personalmente parlando ho provato col 30% ma senza nessun malus, ovviamente vado più spedito, vado più veloce e riesco a fare decisamente più danni. Anche perché l'Armored Scorpion, grazie a Leviathan, quindi potrete comunque sfruttare anche la summon di Leviathan, vi consentirà di fare qualche punto in più, soprattutto per quanto riguarda la considerazione del danno più alto inflitto con singola hit, perché anche la summon comunque sia viene considerata, quindi questo è un passaggio molto molto importante. Ecco perché comunque Leviathan all'interno di questo evento è comunque molto buono. Per quanto riguarda i sigilli potete mettere tranquillamente meno 3, perché non è pericoloso il vostro avversario quando ovviamente otterrà i sigilli. E poi il Command Gauge Fill Rate, che sarebbe praticamente o la summon o comunque in questo caso la limit dei nostri personaggi, meno 70% di accumulo, quindi sarà molto più lenta. Però se si fanno i passi giusti si può tranquillamente sfruttare la situazione e si può in un modo o nell'altro gestire
gestire bene. Quindi questo diciamo che è fondamentalmente il mio setup, quindi tutti malus, tutti bonus al massimo, tranne difesa fisica e difesa magica e ovviamente l'attacco fisico, perché il team che io ovviamente vado ad utilizzare in questo evento è questo qui. Sì, se magari evito di miscliccare, ecco che devi farlo piano perché altrimenti il gioco impazzisce, è questo. Un team che comunque vede Cloud e Zac come miei principali DPS e poi Matt con l'arma nuova che mi consente di aumentare difesa magica e fisica e poi soprattutto la Branded Spine che mi consente di aumentare l'attacco fisico, perché qui ovviamente cerco di pompare il più possibile l'attacco fisico. Non avendo attaccanti magici di tipo acqua, purtroppo, devo necessariamente gestirmela come meglio posso. Fortunatamente ho comunque un buon team, perché comunque tutto sommato ho un buon team che mi consente comunque di gestire bene la situazione. Cloud, che comunque anche senza costume, purtroppo anche senza costume marinaio, da marinaio mi permette comunque di avere un buon damage. E poi ovviamente ho Zac che sfrutta sia Leviathan e ovviamente tutta la sua composizione per quanto riguarda l'attacco fisico, ma soprattutto l'attacco elementale acqua. Ora carichiamo un po' di stamina e vi faccio vedere appunto come gestisco io questo combattimento, in modo tale da magari aiutarvi nell'eventualità vogliate copiare o abbiate la possibilità di copiare questo setup. Allora, innanzitutto la cosa importante è subito concentrarsi sui minion, quindi facciamo comunque buffare tranquillamente il nostro boss. Qui con Zac riduciamo riduciamo ovviamente la debolezza all'acqua e come potete vedere già il primo minion è praticamente scoppiato. Andiamo subito dall'altro. Ora Zac qui in questo caso purtroppo mi è stato debuffato a morte, quindi noi cercheremo comunque di riprenderlo. La cosa buona della Brambled Spine è che comunque mi consente mi consente comunque di applicare anche un regen ai miei personaggi, quindi è molto comoda questa cosa. Qui lui carica col sigillo, ma a noi non ci interessa, possiamo tranquillamente continuare ad attaccare senza problema. Con Matt l'unica cosa qui che faremo all'inizio è semplicemente buffare, quindi buffare come se non ci fosse un domani. Come potete vedere buffo sia Cloud che Zac tranquillamente. Lui qui si rimette lo scudo, ma a noi non ci interessa perché tanto lo possiamo comunque rimuovere. Ovviamente passaggio alla fase di attacco. Cercate ovviamente di essere veloci, ragazzi, perché qui la velocità comunque sia è importantissima. Vedete, noi qui stiamo continuando. Poi cerco di fare comunque Watera per aumentare la velocità, perché come potete vedere qui, anzi addirittura, ecco, siamo riusciti addirittura a shottarlo prima. Se invece riducete l'attacco, perché io qua ho anche avuto la possibilità di ridurre l'attacco del 30%, sono un po' più debole, ma ho la possibilità di poter accumulare Leviathan. Quindi avere il modo di poter accumulare Leviathan mi consente di fare il max hit damage per accumulare più punti. Infatti, come potete vedere, il mio score in questo momento è di 61.687. Nel momento in cui io riuscissi a fare un record, o qui o nel combattimento contro i due fratelli, mi verrà considerato quello score. Quindi voi considerate che per scalare la classifica dovete considerare sempre il vostro punteggio migliore. Questo punteggio migliore viene calcolato con questi termini. Infatti, come potete vedere, avrete One Hit Max Damage, che in questo caso purtroppo ho fatto solo 28.000 e quindi grado A. Poi Total Damage Taken, quindi ne ho subiti pochi e di conseguenza grado S. E poi Total Battle Time, 1 minuto e mezzo, che mi considera un punteggio molto alto. Con il moltiplicatore che abbiamo avuto tramite appunto i malus e i bonus messi in precedenza, raggiungiamo un totale di 50.769.
più il completamento dello stage, abbiamo praticamente un totale di 61.687. Questo sarà il nostro score iniziale, ma siccome non è il mio record, non viene considerato. E quindi uno dice, ok, quindi non viene considerato, allora è tutta fatica sprecata. No, perché questo punteggio, come potete vedere, si aggiunge a praticamente al punteggio totale. Il punteggio totale fino a 1.500.000 vi continuerà a droppare oggetti, vi continuerà a droppare risorse. Quindi voi potrete continuare a combattere, comunque potrete continuare ad accumulare punteggio fino al 1.500.000. Oltre il 1.500.000 ovviamente non vi conviene più fare altra roba. Quindi cercate comunque di gestire bene la vostra situazione e cercate di approfittarne nel miglior modo possibile. E poi, come potete vedere, riceverete comunque 20 chunk alla fine di ogni run, quindi è comunque un ottimo guadagno anche per i power-up che si potranno fare in futuro. Per quanto riguarda invece i due gemelli, la situazione è un po' più, diciamo, è un po' più particolare, perché non ci sono minion, ci sono soltanto i due gemelli su cui dovrete focussarvi principalmente, e paradossalmente è anche più semplice il combattimento. Ovviamente, se avete la nuova Yuffie che effettua danni fisici con costume Arcanum, la situazione è molto più semplice, sarà molto più facile, sarà veramente una passeggiata di salute. Però io ho comunque Yuffie con l'arma nuova 2 overboost, la sfrutto perché comunque mi riesce in un modo o nell'altro a garantire un buon punteggio, anche se col costume Arcanum sarebbe praticamente festa alla corte di Francia, ma noi ci accontentiamo. In questo caso anche qui metto praticamente boss con il massimo moltiplicatore di HP, con il massimo moltiplicatore di attacco fisico, la difesa fisica e magica in questo caso ho provato con il 100, ma risulto essere più lento, quindi sono costretto a levarla, quindi lasciarli praticamente senza difese. Il buff di attacco invece lo posso lasciarglielo al massimo, la durata dei debuff che mi infliggono posso anche lasciarla al massimo, attacco magico lo potete tranquillamente buttare tutto quanto al massimo se utilizzate un team fisico, cosa che assolutamente consiglio a prescindere, perché i boss sono comunque più deboli al fisico e resistono meglio al magico, quindi figuratevi addirittura avere team magico con un meno 60%, praticamente avete finito. Poi c'è l'element che tecnicamente sarebbe un fog iniziale che io purtroppo non riesco a gestire perché non riesco a fare abbastanza danni per poterlo gestire, e poi i sigilli che dovrete breccare in questo caso ho messo meno 3 semplicemente perché io riesco a killare i nostri avversari prima di breccare i sigilli, quindi posso tranquillamente gestire la situazione e posso tranquillamente rushare per eliminarli subito. E poi ovviamente il Command Gauge Drain Rate 200% in più, che è un bel malus, però alla fine abbastanza gestibile rispetto a tutti quanti gli altri, è sicuramente il più gestibile. Per quanto riguarda questo team invece utilizzo, cioè per quanto riguarda questa sfida in realtà utilizzo un altro team, un team che comunque è abbastanza simile, dove ho Cloud che praticamente in questo caso mi serve sì da DPS ma al tempo stesso da buffer di attacco fisico, perché grazie all'arma ghiaccio che abbiamo avuto tramite il banner Limit Break aumentiamo praticamente l'attacco fisico a tutti i nostri alleati in party. Yuffie che praticamente utilizzo con la skin free to play ma con l'arma nuova, con due overboost che sono riuscito a trovare pullando ieri fortunatamente, mi consente bene o male di fare qualche danno in più. Ovviamente per quanto riguarda Matt, stesso setup che ho utilizzato anche con il Guard Scorpion, perché qui mi serve inizialmente per la difesa fisica e poi successivamente per buffare Yuffie il più possibile e farle fare più danni possibili. Detto questo, vi faccio vedere anche questo combattimento, solo che con Yuffie in realtà... Sì, no, vabbè, Yuffie ok. Avevo una Yuffie con 4.000 d'attacco, però posso tenerla anche così. Quindi va bene. La tengo con un po' più di HP, però va bene lo stesso. E ora vi faccio vedere appunto come gestire anche questo combattimento. Targettate subito quello di sinistra, che è sicuramente il nemico più fastidioso. Con Cloud e con Yuffie fate danno. Con Matt invece mettete subito le difese aumentate, con Yuffie invece non attaccate e aspettate di subire il danno.
Perché questa cosa? Perché ora, nel momento in cui loro attaccano e noi andiamo a subire il danno, loro praticamente perdono praticamente la difesa fisica. Quindi noi possiamo iniziare a picchiare un po' più forte. Con Matt subito, appena possiamo, andiamo giù con il potenziare Yuffie. Vedete qui ancora sono debuffati e quindi va benissimo. Noi andiamo a potenziare ancora Yuffie. Vedete già praticamente Max Hit mi ha fatto 49.000, che è tantissimo. E qui, prima che praticamente i loro sigilli possano praticamente chiudersi, noi abbiamo completato il combattimento. Quindi vedete, paradossalmente, questa sfida è anche più facile. Ovviamente io ho anche Yuffie che mi aiuta in questo, però se avete dei buoni attaccanti non elementali, addirittura ho fatto record grandioso, abbiamo fatto record insieme ragazzi, quindi GG a me. Siamo riusciti a fare record, vedete? Quando voi riuscite a migliorare i vostri punteggi e riuscire a fare una run migliore, sia da un lato magari che dall'altro, vedete, abbiamo fatto il nuovo record. Perché abbiamo fatto? One hit max damage 51.000, che ci viene considerata B addirittura. Quindi giustamente col fatto che qui si aspettano l'Arcanum, col fatto che qui si aspettino tutto, si immagino tipo 100-200 hit a botta. Però total damage taken e bonus battle time abbiamo praticamente SS. Quindi abbiamo un moltiplicatore di 500 che mi ha portato addirittura a 68.826 come punteggio complessivo. Ovviamente il nostro punteggio si accumula, perché fino a 1.500.000 vi ricordo che si accumula, e poi abbiamo praticamente terminato. Sono contentissimo, abbiamo fatto record in live, non ci speravo in realtà di fare record qui mentre registravo, e infatti sono scalato e sono arrivato praticamente adesso in posizione 80. Beh, direi che comunque è più che valido, o comunque più che stimabile questo punteggio. Però ricordatevi che non per forza tutti i malus vi portano bene, quindi cercate di essere efficienti e cercate di essere veloci. Tutto quello che voi potete aumentare, aumentatelo, però cercatevi anche di ricordare come è composto il vostro party, come è composto il vostro team. Ora quasi quasi proverei anche a rifare il Guard Scorpion con un attacco meno 30%, però facendo caricare Leviathan, magari potenziandolo un altro po'. Non lo so, potrei inventarmi ancora qualche cosa. Forse un altro pochettino posso scalare, però direi che comunque per il momento sono messo abbastanza bene. Detto questo, spero che il video possa esservi stato utile e che ovviamente vi abbia magari anche chiarito alcuni dei dubbi che avevate sul funzionamento di questo evento. Nel caso, scrivete pure sotto nei commenti, che io comunque cercherò di rispondervi il prima possibile e cercherò comunque di guidarvi anche attraverso questo evento. Detto ciò, non ho altro da dirvi, spero che al solito il video sia stato di vostro gradimento e vi sia stato utile, e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!